coloriamo insieme! Rosso! Nero! Grigio! Nero! Giallo! Celeste! Arancione! Verde! Una casa ed un grande prato. Questo è un tagliaerba. È un piccolo trattore che si usa nei grandi giardini e nei campi e serve per tagliare l'erba e fare in modo che non diventi troppo alta. Il nostro amico sta tagliando tutte le erbacce nel suo giardino. Così poi si potranno fare tanti giochi! Questo invece è un grande trattore blu. Ha tanti usi, sia nei campi che in strada. Può mietere, arare e trasportare. Oggi useremo il gancio posteriore di questo trattore per trasportare questo rimorchio carico di patate, che poi diventeranno tante buone patatine. Il guidatore aggancia il rimorchio e si parte! Il trattore deve stare attento portando un carico scoperto. Deve andare piano e fare attenzione che non cada nulla, perché può essere pericoloso. Portiamo queste patate dai campi dove sono state raccolte, fino in città, dove potrete mangiarle anche voi. Nero! Celeste! Marrone! Questo grande trattore universale è poliedrico come il precedente. Oggi userà un rimorchio specifico per poter arare la terra per la semina. Infatti, dopo l'inverno, il terreno va arato e vanno aperti dei solchi per poter piantare i semi. Questi semi poi cresceranno e diventeranno piante, fiori, frutti e verdure. Anche questo rimorchio va fissato con attenzione, in modo tale da fare un bel lavoro, in tutta sicurezza! Quanti bei trattori! Alla prossima puntata, bambini! Coloriamo insieme!
Oggi coloreremo dei trattori con traino. Marrone! Verde! Celeste! Giallo! Nero! Grigio! Il trattore con traino è utilissimo per lavorare nei campi e nella natura. Il traino serve per trainare dietro altri mezzi di trasporto. Guardate questo trattore! Poverino, è rimasto impantanato! Il nostro trattore invece potrà aiutarlo ad uscire fuori dal fango. Prendiamo il cavo per il traino ed agganciamolo al trattore rimasto bloccato. Così riusciremo a tirarlo fuori. Fantastico! Guardate che potenza! Fai così, un'altra accelerata e il nostro amico sarà fuori! Il secondo trattore è un trattore cingolato con traino. Marrone! Verde! Celeste! Grigio! Nero! È più piccolo del precedente, ma utilissimo per trainare altri mezzi di trasporto. Ecco un grande trattore giallo. Diamogli una mano ad uscire fuori dal fango. Prendiamo di nuovo il cavo di traino e attacchiamolo al gancio del trattore giallo. Ed ora a tutto gas! Wow! Con qualche sforzo in più, ma ce l'abbiamo fatta! Complimenti, amico! Marrone! Verde! Celeste! Grigio! Nero! Rosso! Quest'ultimo trattore ha anche un braccio meccanico che serve per prendere facilmente grandi pesi. Guardiamolo in azione! Prende il tronco e lo carica. Fantastico, che forza!
Grazie mille, colleghi. Grazie mille, lavoratori, per averci fatto vedere come funzionano questi trattori con traino. Alla prossima puntata, bambini! Ciao ciao bambini, bentornati! Oggi torneremo nel fantastico mondo dei trattori per vedere altre tipologie. Arancione! Grigio! Nero! Celeste! Questa è la ruspa. È utilissima per chi lavora la terra. La pala anteriore si chiama benna e permette di spostare e caricare la terra per liberare le strade. Guardate con che facilità il nostro amico sposta dei carichi enormi. Prende dei cumuli enormi di terra per creare una montagna. Complimenti! Questo invece è un trattore con cassone anteriore. Rosso! Arancione! Grigio! Nero! Giallo! Marrone! Molto utile per il trasporto di merci di piccole e medie dimensioni. Guardate come i nostri amici caricano i grandi sacchi di juta sul nostro cassone, pronti per un nuovo viaggio! Buon lavoro! Grigio! Giallo! Marrone! Grigio! Celeste! Quest'ultimo mezzo da lavoro è una grande ruspa cingolata, veramente utile. Questa ruspa è adatta a qualsiasi tipo di terreno e con la sua potente pala anteriore elimina la terra, mentre con le ruote spiana la strada. Wow, che efficienza! Oggi siamo tornati sul mondo dei trattori, ma con delle macchine molto più grandi per lavorare. Alla prossima puntata, amici!